Io non ho capito ancora cosa non è chiaro in questa frase. Dovete restare a casa. Dovete restare a casa. Mi arrivano segnalazioni da cittadini che rispettano le regole, di gente che sta in giro, che si assembra sulle strade, che sta sulle panchine, a gruppetti, a chiacchierare. Ma le avete viste oggi le immagini di Bergamo? Quelle bare che venivano portate via dai camion in fila, dai camion militari, una cosa mai vista. Ma vogliamo arrivare a questo? Vogliamo arrivare anche qui a mettere le bare sulla spiaggia quest'estate? Avete capito o no che dipende tutto da noi, da noi, da come ci comportiamo? E prima finirà tutto questo. Non mi fate arrivare a prendere misure drastiche. Persone che chiacchierano insieme sulle panchine. Ma vogliamo arrivare a togliere tutte le panchine dal municipio? Non arriviamo a questo. Stiamo in casa, è difficile, è assurdo, è una cosa pazzesca, ma questa stiamo vivendo. E dobbiamo fare sacrifici per tutti, per le persone che stanno negli ospedali, che affrontano tutto questo lavorando, ma anche per le persone che stanno nei supermercati, quei ragazzi che stanno in fila alla cassa e che ci forniscono da mangiare. Per tutti loro abbiamo rispetto, facciamo un sacrificio, restiamo a casa.